ma da lì a quei che arriva Santa Cristina e Sant'Oliva. Ninfa Agata stasera che minne sopra un quartiere, Ninfa Agata stasera che minne sopra un quartiere. Santa che non si capisci, San Francesco parla che pisci. C'è Teresa vissuta risuora, Santa Lucia con l'occhi fuori. C'è Teresa vissuta risuora, Santa Lucia con l'occhi fuori. San Giovanni decollato, San Giovanni atterrato. San Giovanni atterrito, San Giovanni atturrato, San Giovanni atterrito, San Giovanni atturrato. Tutti i santi e rosolie, chi si ticchio che allegria, balli canti un gran festino, sino monte Pittirino. Tutto chi può stare fermo, se ne putta mi faremmo, tutto chi può stare fermo, se ne putta mi faremmo. San Pasquale Bailonne, protettore delle donne. Sant'Onofre e San Virticchio, protettore dello... Sant'Onofre e San Virticchio, protettori ruschitichi. Ruschitichi. Sant'Antonio a Domofuoco, San Vito a Palla e Sciuscia a Poco, San Giuseppe a Legna Piglia, San Lorenzo con la Griglia, Caterina e San Gigliola, Carro di Sasizza e Castigliola, San Bernardo Portivini, Sebastiano gli Spiedini, San Cecchino Portograsso, San Biagio Porcarrotti, San Daniele chi prosciutti, Santa Barbara di Roma, Santo Luca Portacarne, Mangellano, Piacentano, Confetaviano, i Gemelli, i Gazzille, i Panelli, Santa Rita, San Casciate, chi Cardone, Cagassano, e San Pietro arriva tardi, la Voltona, Cascisano, e San Pesco, Dulpirante, San Ricario, tutte quante, San Silvestro, lo Spumante, San Ricario, tutte quante. A San Giuseppe Iato, Sant'Espedito, non è arrivato. Tutti santi e rosolia, che schiedicchio, che allegria, fanno il canto un caffestino, fino a monte Pellegrino. Tutto che può stare bello, se mi fuoco mi palermo, ma che gran felicità, se mi fuoco la città. Tutti. Pubblico di Palazzo Steri, buonasera! Ciao! Non ho sentito! Pubblico di Palazzo Steri, buonasera! Mamma mia, che bellezza! Da San Siro quasi! Ma proprio, eh? Bravissimo, sì! Signori, benvenuti al Pusciò! Signori! Le cozze! Che non so come fanno! Aspetta, dice che sono vecchio! Ma... stai che questo è ridi. Dice, fanno pochi pezzi, ma 40 minuti uno. Picciuto. Complimenti. Poi generazione a confronto. Sì, sì. Mi sento vecchio io. Comunque, signori, intanto ringraziamo l'università per questa nuova location. Un applauso per l'università che ci ospita qui. E per questo motivo, oltre ovviamente il rettore della Galla che ringraziamo, chiamiamo su questo palcoscenico il prorettore agli eventi, Maurizio Carta!
Dov'è? Ma? Dov'è? Rifacciamo, sta arrivando, rifacciamo. Sei, okay, che... Maurizio Carta! Eccolo qua. Prego, prorettore. Buonasera. Prorettore sembra tipo proiettore. Prego. Non gli è piaciuta la battuta? È solo una telega. Grazie di questo invito, grazie a voi della generosità. Benvenuti a questo modo di intendere l'università. Noi riteniamo che questa sia l'università, un modo, non soltanto un luogo dove si faccia didattica e ricerca, ma anche un luogo dove si possa discutere, affrontare questioni più leggere, più pesanti. Oggi iniziamo questa nuova fase di università che quest'anno abbiamo voluto chiamare Stringiamoci a corte, perché riteniamo che non soltanto sia opportuno e importante celebrare l'unità d'Italia, ma anche ricordarci che le criticità e le difficoltà vanno affrontate attraverso una volontà comune. E allora abbiamo immaginato che non soltanto fosse opportuno aprire questi luoghi meravigliosi, avete sentito che la programmazione è lunga, ci accompagnerà fino a ottobre-novembre, tempo permettendo, e sarà un modo per portare in questi luoghi, sia in questo cortile ma anche nel cortile più piccolo, modi e registri diversi per parlare a diverse fasce d'età, per parlare a diverse generazioni, per parlare di diversi argomenti. La settimana prossima avremo due serate dedicate al teatro civile. Il 19 ricorre l'anniversario della scomparsa di Paolo Borsellino, noi il 18 dedicheremo una serata alla morte di Peppino Impastato con una rappresentazione teatrale. Il 19 una rappresentazione fatta dal laboratorio teatrale dell'università dedicata a Paolo Borsellino. Ma ovviamente non ci saranno soltanto momenti complessi di riflessione, ma anche momenti che con il registro della musica o il registro della comicità ci permetteranno di affrontare questioni più complesse e articolate. Questo è quella che viene chiamata la terza missione dell'università, cioè quella di aprirsi alla città in cui siamo, ma anche aprirsi al territorio. E quest'anno il nostro programma è molto vasto, coinvolge una parte della Sicilia occidentale, ma soprattutto vuole essere questo un'occasione di allegria, di festa, il piacere di frequentare questi luoghi, non soltanto per il dovere di studenti o di docenti, ma anche per il piacere di passare una serata o un pomeriggio insieme. Grazie a voi, grazie per la vostra mille. Presenza. Grazie. Maurizio Carta, grazie. C'è la scaletta, non le conviene da qua, signor prorettore. Bene, allora diciamo che io direi 30 e lode. Bravissimo. Bello, ha detto tutto perfetto. Beh, la cosa, fra l'altro, ha detto lo slogan di università, stringiamoci a corte, esatto. Che io proprio ieri, cioè, abbiamo capito che vuol dire. Cioè, nel senso, noi pensavamo fosse, magari molti pensano la stessa cosa, stringiamoci a corte, no, è con due O, no? Corte. La parola corte. Io invece pensavo tipo corte con una O sola, tipo la corte del re. Invece no, non c'entra niente, è corte con due O, ha proprio un altro significato. Io pensavo che addirittura Mameli l'avesse messo perché non c'entrava nello spartito, allora tipo O. Allunghiamo così. Allunghiamo la O. Va bene, cazzata, non è... Ha un suo significato. Corte, ci siamo documentati, vuol dire... È una unità militare. Cioè la corte è una unità, una schiera. Uno schieramento, esatto. Quindi stringiamoci a corte vuol dire schieriamoci assieme, tutti assieme, uniti per la patria. Che bella cosa. Morire per la patria tutti assieme, cioè... Senza patriottismo è bellissimo. L'hanno scelto bene. L'hanno proprio scelto bene, cioè per l'unità d'Italia, la frase che racchiude in sé tutto il senso di unione è bellissimo. Esatto, cioè proprio tutti quanti voi, noi tutti insieme, con Carta davanti, la galla, il rettore, tutti insieme a morire, Tutti insieme, ma a morire tutti insieme la patria. Ma muori. Bello. Tu ci andresti quindi a questa? Certo, perché nella schiera, dico, tu. Sì, certo. Vero? Staresti davanti o dietro? Certo. Dove? Sempre nella schiera. Nella schiera, certo. E io sarei in mezzo a loro,
cioè io li proprio li sosterrei, io sì. Sarei in mezzo a io li spingo. Ah, perché non lo so se lo farei veramente, però sai come a dirlo è facile, così poi dopo tutti a parole, io invece non spingerei neanche, me ne starei a casa. Bravissimo. Bene. Adesso allora comunque ripetiamo, abbiamo ascoltato una cosa, magari non tutti lo sanno, insomma, noi non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto da poco. Chi lo sapeva, chi la corte, diciamolo tutti insieme, per favore, è importante, è una unità militare. Come? Ripetetelo assieme. Ma che? Fratelli d'Italia, Italia sedesta, dell'elmo di Scipio sei cinta la testa, dov'è la vittoria che forga la chioma, che schiava di Roma, Dio la creò. Parabam, 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 pa, 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 con le pinne no, uccide no, ragazzi, pa, 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 ragazzi, per fare una tavola blu, pa, 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 sotto un cielo di mille colori, pa, 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 ci tuffiamo dalla testa in giù, pa, 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 pam, pam. Buonasera! Buonasera! E un applauso, fratello! Università! 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 Cominciamo il push show! Cominciamolo! Ragazzi! Bravi! È 10 minuti, un quarto d'ora che stiamo... Alla buona ora! Abbiamo detto, facciamo la presentazione a 4, che ci fate voi là sopra? 1, 2, 3, 4, 4. Cioè, ragazzi, era detto, pezzo delle cozze, noi, e poi entravamo tutti quanti insieme dopo il secondo pezzo delle cozze, giusto? Ma eravamo soli che facevamo il buco di scena! Ma siccome il pezzo delle cozze durava... Siamo pure entrati prima, l'hai visto? Oh, ho visto quello carta che faceva, tu sarai la forza... No, no, scusa, certo, non è, ma che scusi, perdoni, scusiamo a nome di questo sì. Maurizio Carta, prorettore agli eventi, un applauso a Maurizio Carta. Bravo, bravo. Bravo Maurizio. Avevamo finito di tavagliare. Iniziamo. Comunque noi abbiamo detto 5 minuti. Eravamo qui al Prato a giocare al pallone. Ragazzi, 5 minuti andare e tornare, cioè dal Prato ci sta. Al Prato eravamo 5 minuti. Vabbè, presentiamo. Ragazzi, abbiamo spiegato tutto il discorso della corte, abbiamo spiegato il significato di corte, anziché corte, quella cosa lì. Vabbè, allora noi ci scusiamo a nome di Cristiano e Giovanni, cioè se abbiamo preso per ignoranti, cioè, è normale che si sa che cosa significa corte. Qua siamo all'università, ma qua c'è la scienza, tutti sanno cos'è la corte, qua si parla di fissione nucleare. Oh, intanto l'abbiamo spiegato. Allora scusate, a questo punto visto che lo date per scontato, certo, spiegatelo voi. Che cos'è la corte, dai? Allora Claudio, diglielo. No, comincia tu, spiega tu cos'è la corte e tu sei l'immagine. Allora lo spiego io, non perché lo dico io, ma perché proprio è la scienza, no? È la scienza, scienza. Qui rimbomba, scienza! Allora, quando si applica la corte, no? Sì. Quando è che si applica la corte? Sì. Allora, uno il sabato sera torna a casa, sì. No? È un po' brillo, no? Allora che fa? Apre la porta, sì. Accende la prima luce, sì. Pa! E l'accende. Cos'è questa? È la luce? Cioè, la prima. Poi va in bagno e accende la seconda luce. Pa! Dice, aspetta, me ne vado in veranda, accendo la terza luce. Pa! Mi voglio fare una doccia, accendo lo scaldabagno. Pa! Ma accendo la stanzetta. Pa! Quando poi all'improvviso uno sente pa! Dice, che cos'è? Claudio, che fu? In questo caso la scienza dice che si tratta di un cortocircuito. Capito? Ma giusto? Questo è giusto. Non no, è giusto. No, no, non è giusto. No, no, perché abbiamo perché ci sono due scuole di pensiero, sì, no? Cioè la scuola di pensiero del cortocircuito, sì. E c'è poi la scienza, no? La scienza che certo. Poi dice che ci sono le cose lunghe, sì. E le cose corte. Ma dove sta la scienza, amici del Palazzo Steri? Signori, mi sento dove un po'... sta? Bello, che sta dicendo? Che ci sono le cose lunghe e ci sono le cose corte, soltanto che è con due O. Perché con due O? Ve lo siete chiesti? No, perché più corte sono le cose, più aumentano le O. È tipo, ma è proprio la scienza. Quindi quando uno è più corto si mettono più O. È tipo Berlusconi, no? Più è basso, più si mettono le O. Berlusconi. Ma allora a sto punto Brunetta mi viene. Ah, Brunetta è l'eccezione della scienza, cioè? Ecco la E, si dice Brunetta. Capito? Questa è l'eccezione. Ma che cazzo di... Ma perché? Perché? Non è il caso. Perché? Oh, vabbè. Come giusto. Dite voi? Come dite? Vabbè. Giusto. No, non è giusto. L'abbiamo detto prima. La corte è un...
unità militare. Ma può essere, ma qua proprio le cose. Ma lei non è. Cioè, tipo uno dice. Claudio, che cos'è il sole? Un pesce. Ma può essere. Ma che ci dà? Dice, mi mangia paisaku suku che. Che è una radio, è una pasta! Ma che siete, ragazzi, basta, per favore, stiamo facendo una figuraccia! Se l'ha detto qui, arriviamo all'università, edizione estiva del Fusciò, no? Siamo a Palazzo Seri, dobbiamo fare i seri. Corte! Siete pessimi, siete...